Finalmente dopo tantissimi anni ce l'ho fatta, sono arrivata a Monte Omuro. La camminata più brutta della mia vita. Ricapitolando cosa è successo prima, sono nella penisola di Izu, dove starò per 2 notti e alloggerò in un ostello con le terme private. Cima a Monte Komuro, sono nella penisola di Izu e dopo 4 treni locali per risparmiare sono arrivata qui con meno di 2000 yen e sono salita in cima a questa montagna. Ho un pass di 2 giorni dell'autobus in questa zona, sono al momento a Ito e siamo in cima a questa montagna con questo osservatorio bellissimo. Stamattina si vedeva il Monte Fuji, ma adesso non si vede più, come vedete si è annuvolato. Domani saliremo su quella montagna lì verde che vedete in cima e faremo della passeggiata lungo la costa. Questa zona è bellissima, è la mia prima volta che vengo qui. Costa un pochino venire qua, ma se venite con i treni locali, appunto, è il modo più economico per esplorare la penisola di Izu. Queste che vedete di fronte a voi sono le isole, appunto, di Izu. Ce ne sono tante e appartengono alla città di Tokyo. Questa in fronte grande che vedete bene adesso è Oshima e ce ne sono 2 più piccoline lì. E qua è dove sono passata con la barca, appunto, per andare a Chijajima. Questa è Oshima. È l'isola più vicina appunto a Tokyo, si può venire da Tokyo ad Oshima con la barca veloce oppure da Atami, appunto da questa penisola si può attraversare e andare su queste 2 isole davanti. Finalmente dopo tantissimi anni ce l'ho fatta, sono arrivata a Monte Omuro e guardate qua, non è bellissima questo vulcano estinto dove non c'è neanche un albero sopra. Naturalmente non li hanno tolti, è proprio una montagna così naturale e l'unico modo per salire è appunto il chairlift e sopra si può fare il giro appunto del cratere del vulcano. Andiamo! Non esistono sentieri, l'unico modo per poter salire in cima è utilizzando la seggiovia, che costa 1000 yen andata e ritorno. Il colore verde di questa montagna è perfetto. Esiste un circuito che gira intorno al cono vulcanico e ci vogliono all'incirca 20 o 30 minuti per camminare intorno. Siamo in cima a Monte Omuro, 580 metri d'altezza. Siamo saliti con appunto la seggiovia, ragazzi, e questo è un vulcano estinto, questo è l'interno del vulcano. Non è bellissimo? Guardate com'è magnifico. Purtroppo oggi non si vede il Monte Fuji, ma il signore ha una vista magnifica perché ha detto: oh, guarda, si vede la cima, si vede la testa, guardate lì. Infatti le vedete le nuvole, lo vedete quella parte un po' nera in mezzo? Ecco, quello è il top del Monte Fuji. Non è magnifico? Grazie al signore che l'ha notato. So, se la giornata è bella, avete una vista stupenda appunto sul Monte Fuji da qui. Questa zona non è ancora troppo turistica, ci sono pochi turisti ed è stata un'avventura veramente molto molto piacevole. Vi consiglio di visitare questa zona prima che diventi famosa perché è bellissima. Il colore della montagna cambia in base alla stagione, può essere verde, marrone o ricoperto dalla neve. Questo cono vulcanico si è formato 4000 anni fa e nel periodo in cui io lo sto visitando è ricoperto da questa vegetazione che si chiama Suzuki in giapponese. Dove andrà la nostra eroina oggi? So, abbiamo visitato questa montagna e adesso siamo arrivati lungo la costa e sono su un ponte sospeso. Farò una camminata di circa 3 ore lungo la costa di Jōgasaki nella penisola di Izu. Guardate che bello questo posto!
So, questa costa è stata creata dall'eruzione del vulcano, davvero appunto stamattina, ed è c'è un percorso lunghissimo che si può fare appunto lungo la costa. Magnifico! Andiamo! 3 ore di camminata! Tralala! Non so se le vedete quelle? Sono ragnatele e ragni. So, in questi 2 giorni ho dovuto veramente affrontare la paura dei ragni, ragazzi, a fare le camminate qua. Perché adesso le vedete sopra il fiume, quindi non ci passano. Ma in tante parti sono sopra gli alberi, quindi voi dovete passare sotto questi ragni giganti. È difficilissimo per me, sono terrorizzata. Così, per farvi vedere la bellezza di questo posto, e ho appena anche passato un serpente che era proprio lì. Non tanto grande, piccolino, però c'era il serpente. Insomma, guardate che bello, guardate, l'avete visto? Wow. Come in Islanda, ma siamo in Giappone. Nonostante la bellezza di questo sentiero, ci sono pochissimi video perché la situazione con i ragni è diventata a livello infestazione insostenibile. Dopo un'ora potevo uscire dal sentiero, ma all'inizio i ragni erano abbastanza in alto, c'erano dei momenti un po' così, ma mi sono detta dai, non fare la caga sotto e continua. Quindi sono rimasta intrappolata nel sentiero per più di un'ora. Gli alberi sono diventati bassissimi, quindi mi dovevo accucciare per passare sotto a questi tunnel di ragni giganti, e il sentiero era stretto, quindi toccavo gli alberi e tutti i ragni oscillavano sopra la mia testa. Quindi se voi andate in questo posto e vedete ragni, non fate questa esperienza, perché non potete uscire dal sentiero.